Buonasera a tutti, ben trovati. C'è stato qualche problema tecnico di avvio, sapete, la tecnologia fa questi scherzetti, ma no. Adesso abbiamo risolto, quindi scusate il leggero ritardo. E questa sera, come sapete, questo appuntamento, questa serata sarà dedicata alla forma 24, allo studio della forma 24 dello stile Yang. E sarà la presentazione in realtà di una serie di lezioni, di un corso che partirà sempre come al solito come quello del Nekung, in collaborazione con Tai Chi Online del maestro Francesco Curci. Poi sul mio profilo potete trovare tutte le informazioni relative a questo corso online che andremo ad avviare da mercoledì prossimo, quindi stasera, martedì, però le lezioni cominceranno il mercoledì prossimo alle 20. Ci sarà una prima parte dalle 20 alle 21 su diretta Facebook per tutti quelli che si iscrivono. Poi ci sarà un upgrade, una mezz'ora in più su Zoom per chi invece è interessato eventualmente ad avere delle correzioni, a fare delle domande, quindi una diretta più diretta in questo caso, no? Quindi, però in ogni caso, come ho detto prima, potete trovare tutte le informazioni sul mio profilo o collegandovi al portale di Tai Chi Online. Allora, vediamo, entriamo nel vivo della serata. La forma 24. Questa forma così bistrattata, così sottovalutata. Io devo confessare una cosa, non sono d'accordo con questa cosa qui, perché io ho cominciato con la forma 24. All'inizio le altre forme, parlo ormai fino agli anni 70 e quindi non 10 anni fa, 15 anni fa, fino agli anni 70 si conosceva solo questa forma. E poi era principalmente si sviluppava sui manualetti, disegnini, eccetera, e si procedeva un po', come dire, a tentoni, come dei carbonari, uno ti dava un'informazione, uno ti dava un'altra, e così si andava avanti così allora. E io cominciai a studiare questa forma perché praticavo karate e quindi avevo già cominciato a studiare un po' di kung fu e più che altro per ristabilire, come diciamo, per riprendere un po' di elasticità che avevo perso con una tecnica, con un modo di fare troppo rigido, no? Poi, pian piano, da lì è partito tutto. Comunque, la forma 24 molti la considerano una forma, una sorta di Cenerentola, ma non è così, è una forma breve. Molto spesso viene forma semplice, semplificata, ma semplificata non vuol dire banale. Semplificata vuol dire che le 24 figure più importanti dello stile Yang sono contenute nella forma 24. Se io, per esempio, mi metto in questa posizione, voi cosa pensate? Ehi, ma Fenzong, questa è la dividere la criniera del cavallo selvaggio, la sto facendo, questa posizione qua. È nella 24, nella 108 o è nella forma antica Yang Luchang direttamente? Non potete dirlo. Quindi la 24 è un insieme di questo è spazzolare ginocchio, per esempio. Ok? Oppure questa è la ragazza non c'ha la spola. Oppure questa è Gautama, cioè accarezzare il collo del cavallo. Ma dove sono? Nella forma 24, nella forma 108 o di centinaia di versioni nei vari stili? Non si può dire. Quindi dire che la forma 24 è una forma adatta a fare un po' di ginnastica dolce è sbagliatissimo. Quindi perché non è tanto l'esecuzione di una qualsiasi tecnica, non è se inserita nella forma 24, se inserita nella forma 108 di Yan Chen Fu o 88 movimenti secondo come si conta, 85, 83, oppure se addirittura è inserita nella forma antica, che nessuno sa come fosse in realtà, fatta direttamente da Yan Luchang. Quindi dire che la forma 24 è una forma semplice, banale,
utile solamente ai principianti assoluti, a quelli che non, hanno un interesse molto vago sul Tai Chi, è una cosa completamente sbagliata. Quella che fa la differenza, intanto, non è l'assemblaggio delle tecniche, ma il marzialista, l'artista marziale. Questo è che fa la differenza. E se conosce i principi, e se lavora seguendo i principi del movimento naturale, se lavora rispettando i principi insiti nel Tai Chi di stile Yang. Se rispetti i principi, perché io potrei creare una forma, per esempio, ecco. Poi successivamente alla 24 mi ricordo che imparai una forma, non ricordo più, sono passati 32 o 36, che venivano definite forme da gara. Ma è solamente una combinazione diversa. Quello che è importante sono gli elementi che ci sono dentro. È un po' come se io devo fare una ricetta, no? Una torta, per esempio. È ovvio che se dentro mi servono degli elementi da mettere dentro, no? Però se questi sono scarsi, di pessima qualità, è ovvio che qualsiasi cosa non verrà fuori una cosa fatta bene. Ma se io ho dei prodotti, uso dei prodotti di alta qualità, è ovvio che verrà, e se è ovvio so fare, se sono, se, no? Indipendentemente dal valore dell'esecutore, ecco, questo è importante. Quindi, nella forma 24, in realtà ci sono degli elementi di alta qualità. Chiaro? Elementi di alta qualità. Yema Fen Song, spazzolare ginocchio, Tan Pien, frusta singola, e via di seguito, no? Respingere la scimmia. Sono tutte tecniche che sono contenute nella forma lunga di Yan Chen Fu e sono contenute ancora nella forma ancora più lunga e sono contenute in tutte le forme di Tai Chi, con piccole varianti. Io ho studiato anche il Tai Chi di stile Wu, per esempio Tan Pien è fatta così, in posizione Ma Pu, non è in posizione Kung Fu, ma Tan Pien è Tan Pien, chiaro? Quindi, ecco questo tanto per inquadrare. A chi è utile questa persona? A tutti. Al principiante, che perché è diciamo, un'ottima porta d'ingresso nel Tai Chi, al praticante esperto, anche ai maestri, perché tanto se conoscono bene i principi, funziona tutto. E, quindi mi raccomando, non lasciatevi ingannare di questo. Cioè, poi c'è un'altra cosa importantissima da dire. Le forme, in realtà, sono come dei campionari. Che racchiudono, no? Questo è un campionario, un'altra forma è un altro campionario, sono tante combinazioni, ma non ce n'è una in assoluto che è migliore delle altre, la combinazione. È come avere un mazzo di carte. Una forma può essere, prendo un mazzo di carte, lo butto per aria, li raccolgo, questa. E quella combinazione che c'è, quella è una combinazione. Li ributto, un'altra combinazione. Quelle sono le carte da gioco. Quindi non cambia niente. L'importante è sapere come assemblare e rispettare i principi. E proprio per questo oggi cominceremo a entrare dentro i principi. Ma ovvio non tutti, perché sarebbe impossibile in un'ora. E oggi più che altro mi servirà per darvi un'idea di quello che delle potenzialità della forma 24. Perché come ho detto prima, gli elementi della forma 24, le 24 figure, sono le 24 figure della forma lunga di Yan Chen Fu e della forma lunga di Yan Lushan, del figlio Yang Bao e anche degli altri stili, perché le stesse tecniche, eseguite leggermente diverse, si trovano nello stile Chen. Saranno diverse, casomai c'è una posizione più affondata. Le stesse figure si ritrovano nella forma di Yan Bao che io conosco, cioè che. Perché dalla forma 24 si passa poi alla forma 108 nella scuola, nella scuola, e poi per gli studenti dello stile Yang, e poi si arriva fino alla forma di Yang Bao. Yang Bao era il figlio di Yan Lushan. Questa forma fu trasmessa dal padre al figlio e poi diffusa dal figlio Yang Bao. È una forma, questa importantissima, perché questa forma mostra proprio il collegamento che c'è, la discendenza diretta che c'è tra lo stile Chen e lo stile Yang. È molto simile allo stile Chen, questa forma. Ai Fa Jing c'è cioè l'esplosione di forza, le variazioni di velocità,
Quindi, questa è tutto un filone unico. Quindi non appartiene a quel ramo lì e non può non essere valida come forma. È una forma semplificata, nel senso che alcune tecniche sono state tolte, ma sono rimaste le tecniche più importanti. Però adesso andiamo a vedere. Cominciamo, poi mettiamo il punto, diciamo, fine quando avremo esaurito l'ora, perché, ripeto, no, non è facile e non c'è il tempo per spiegare tutto. Però mi concentrerò solo su alcuni aspetti. Cominciamo proprio dall'inizio, alla partenza. La maggior parte delle volte vedete fare questo gioco quando uno sollevo e mi sposto di là, poi faccio, vedete che mi sposto di là e poi mi metto in questa posizione. E da lì parte la posizione. Quindi uno si dice, per fare questo passaggio, si dice scaricare il peso sulla gamba destra. Quindi si dice, perché è completamente errato pensare di scaricare il peso. Quindi non posso prendere mettiamo del peso e portarlo di qua. Quindi io parlo sempre di trasferimento di forze, perché è più esatto, del flusso di movimento all'interno del basamento le anche. Quindi normalmente si vede fare questa cosa qui, si abbassa, poi si fa uno e poi si sposta la cosa così. E, portando tutto il peso qui, uso questa espressione che a me non piace, sono in balia delle onde, perché per poter poggiare il piede di là, in questa mezzo, devo per forza fare bilanciare spostando il tronco in questa maniera. E quindi a vuoto non succede niente, ma se qualcuno mi fa un piccolo test, appena faccio così, voi lo vedete dalla figura, basta che qualcuno mi tocchi, io casco. Allora invece la partenza è molto più semplice. Partiamo, quando io sono in questa posizione, ho, diciamo, lo scarico della forza di gravità lungo la mia struttura è 50% a destra e 50% a sinistra, 50% sul piede destro e 50% sul piede sinistro. E per spostarmi non devo travasare il peso, uso ancora questa espressione terribile, non devo travasare il peso che porto il peso 100% di qua e poi mi muovo, assolutamente. Per fare questo ve lo mimo anche con le mani. Il 50% della gamba del piede che si scarica sul piede sinistro non devo portarlo sul destro, perché è impossibile una cosa di questo genere. Cioè vado a sbilanciarmi completamente, succede questo. Cosa faccio? Mantenendo sempre la stessa pressione, quindi la stessa pressione verso la terra, 50-50, faccio questo col piede sinistro, osservate lentamente, faccio questo lavoro. Mantengo sempre il 50% a destra e il 50% a sinistra. Questo cosa comporta? Quindi per spostarmi faccio sempre, non trasferisco il peso, perché non si può trasferire il peso, non posso prendere, non so quanto può pesare la mia gamba, non so, facciamo metà peso, io peso 70 kg, 35 a destra, non posso prendere tutto il mio peso e portarlo qua. Cioè quello che posso fare, mantenendo sempre il bilanciamento qua, queste, ecco, deformazione elastica, quindi uno, ecco qua. E sono sempre qua, sono 50% sulla gamba sinistra, 50% sulla gamba destra. Quindi faccio solo questa deformazione, mi metto di profilo, così potete vedere meglio. Quindi se guardate il profilo non faccio, porto di qua e poi faccio così, no? Ma resto sempre centrato qua, uno, deformazione elastica. Poi da qui ho 50-50, adesso non faccio altro che fare questo lavoro e poi traslo. Deformazione elastica, vado al centro e ricompongo la stessa deformazione elastica da questa posizione, poi 1 e osservate bene, 2. E da qui parto, poi torno in posizione naturale e da qui parto. Allora, 1, l'altra cosa importante, quindi la partenza è questo, 1, 2, poi 3. Ecco, adesso veniamo al punto centrale. Se io ho il peso tutto qua per muovere, come succede, la gente vede fare 1, allora fa questo movimento.
trasporta, sposta il peso da qui a qui. No, quando io sono in questa posizione non faccio altro che, usando sempre, torsione, uno. Vi prego di osservare la posizione del mio tronco. Quindi non faccio, sono qui, non vedo, non faccio così. Quindi non prendo il corpo da qui e lo metto in questa posizione. E tutto, questo è errore del doppio peso, doppio yang. Lo chiamano i maestri. Vuol dire che non solo ho tutto il peso qua, ma è zavorata la mia gamba, perché questa è vuota, inconsistente. Non devo, sempre devo andare in questo. Uno. Quindi è uno. E osservate, faccio questo lavoro. Uno. E da qui, uno, l'altro discorso, vado avanti in questa posizione. Quindi, quindi oggi lavoreremo, farò vedere come traslare da una posizione all'altra agendo sullo trasferimento della forza. Quindi per trasferire la forza da una gamba all'altra, da un sistema, da una parte all'altra, lo faccio per quella che io definisco deformazione elastica della posizione. Perché anche quando sono in Kung Fu non sono, come normalmente sente dire, 60 o 70, 30 o 40, ma in realtà io sono 100% sulla gamba davanti. Quindi qua. E questa, c'è questa, è come la barra di bilanciamento dell'equilibrista, quando cammina sul filo sospeso nel vuoto. Quindi, perché se sono così, come vedete fare spesso, metà qua e metà là, non sono nella sfera Tai Chi. Chiaro? Non sono nella sfera Tai Chi. La sfera ha un solo punto d'appoggio, io è qua. Quindi il 30-60, il 30-70 o il 40-60 secondo, non si riferisce al fatto che io ho 60% del peso avanti e 40% dietro, ma si riferisce alla distanza tra i piedi. Chiaro? Quando sono in Kung Fu. Questa e questa. Chiaro? Quindi, e questo è l'apporto che ci deve essere. Non sul peso, 70% qua e 30% dietro. E io sono qua, praticamente scarico il mio peso al centro. Quindi tenere il centro, quindi anche quando sono qua, tenere il centro. Parto, uno, tenere il centro. Apro, tenere il centro. Tenere il centro. Tenere il centro. E allora la prima figura di apertura che gli Mafeng Tsong è una figura importantissima. Non perché il posto in cui è inserita questa figura si chiama 24 non vale, è farlocca. Non è vero. Se io ho rispettato questi principi, allora la 24 ha lo stesso valore della forma 108, della forma antica. Se non rispetto questi principi, se mi metto e faccio questo, ok, mimo normalmente, così come lo facevo anch'io, ormai oltre 30 anni fa, per fortuna poi piano piano, nello studio, no? Ma un 35 anche, insomma, primi anni 80, va, dopo averlo imparato un pochettino. Come tutti facevo, perché così sentivo dire, così c'è scritto nei classici, ma la traduzione è impropria. Non è, perché le traduzioni sono, traducono alla lettera. E quindi poi la maggior parte dei traduttori non hanno una grande conoscenza dell'arte del corpo, e quindi no. Come i concetti vengono travisati, quindi spostare il peso, 1, 2, 3, poi sollevo, 1, 2, poi 1, poi 2, 3, 4, cioè guardate come, questo è il mio corpo, si muove così, ecco. E vedremo quindi come ci si sposta avanti e indietro, come ci si sposta in avanzamento. Quindi non penso che riusciremo ad esaminarla tutta, ma questi sono i principi basilari per qualsiasi posizione, sia
della forma 24 o di qualsiasi altra forma. E fa parte del movimento naturale, quindi mi metto frontalmente, per esempio sono sceso giù con Yema Fenzong, la prima figura, no? Normalmente vedete fare questa roba di questo genere, il solito errore, spostare il peso indietro, così, qui se qualcuno mi soffia, casco, perché sono così, sono come sul limite di un burrone, un attimo, cascare, perché ho preso questo che si chiama il peso e mi sono caricato qua. Questa è zavorrata, bloccata dal mio stesso peso, no? E questa è completamente vuota, è inesistente. Non vuota nel senso del Tai Chi, pieno e vuoto, ma vuota nel senso che è inconsistente, perché mi sono mosso in maniera errata. Quindi, uno, e osservate davanti, qua, per fare questo, vedete questo lavoro. Uno, quindi non solo vado indietro, ma mi sposto tutto di là. Quindi sono praticamente in balia delle onde. Invece, cosa devo fare? Questo, deformazione elastica, guardate, uno, sono così, uno, osservate il mio centro, due. L'altro errore tipico quando sono in questa posizione, vedete la gente che fa, uno, sposta questo benedetto peso, prende tutto il corpo e lo porta qua, e poi lo prende e lo butta qua, e scende così. Questo è il modo normale di eseguire. Uno, due, tre. Praticamente ci si muove completamente sradicato dal terreno, completamente inesistenti, peggio di uno straccialvento. In maniera proprio. Ecco, allora, la forma 24 eseguita in questa maniera, è ovvio che non funziona, e non solo, non è anche buona per la salute, perché questo modo di procedere, questo modo di muoversi rovina le ginocchia. Perché io faccio uno, guardate il mio ginocchio come patisce, perché ho questo questo. Sono fuori asse, qui cade il mio femore, qui il mio ginocchio, lì il mio piede, perché andando indietro in questa maniera succede questo, o al contrario, vedete, sono completamente disallineate, uno, due, tre. Invece uno, quando vado indietro, questo deve stare qui, poi torsione, e qui, da qui faccio la deformazione elastica, questo, quindi la forza la distribuisco così, poi continuo a chiudere, uno, questo, osservate sempre il mio centro, e poi l'altro errore tipico, vedete, la gente mette il piedino così, e poi lo appoggia, no. E il movimento è questo, quindi da qui l'idea di base è qua, questo. Scendo seguendo questa linea, non scendo dritto. Quindi uno, obliquo, avanzo, obliquo. Poi appoggio il piede e poi non vado avanti così, perché si presume che io qui davanti abbia il mio avversario. Quindi da qui faccio in questa maniera, uno, due. Vi faccio vedere solo col corpo. Uno, quindi adesso spingo. Uno, affondo completamente sulla gamba sinistra, sempre centrato, e poi uno, e poi da qui seguo questa via. Uno, alla fine, se lo andate a vedere, c'è questo tipo di movimento. Ed ecco il movimento del serpente. Mi muovo dritto, ma avanzando in maniera sinusoidale, in questa maniera, come fa il serpente alla sua testa è sempre dritta, tuc, 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 e avanza così, quindi da qui, uno, due, tre, osservatemi, uno, due, tre, ecco come si avanza, se nell'altra maniera avanzo dritto come un treno, uno, due, tre, avanzo dritto, uno, due, tre. E in questa maniera è impossibile, perché cosa serve? Yama Fenzong quando carico e entra, quando da qui prende ed entro obliquo per entrare dentro l'avversario per colpirlo con la spalla e quindi entrare così. O vado indietro uguale. Questo è importante, quindi ecco cosa faremo in questa forma.
Studieremo tutti questi principi, come muoversi, seguendo i principi del movimento naturale, applicando i principi Tai Chi, il pieno e il vuoto, il radicamento, la connessione interna, la centratura, l'allineamento. Senza questi principi, qualsiasi forma non vale niente. Anche se voi mi state, ci sono alcuni che dicono di studiare la forma autentica, quella creata da Yang Luchan. Intanto non si sa quale sia esattamente, comunque. Però al di là di questo, non è questo il problema. Però se anche stai studiando la forma autentica sviluppata da Yang Luchan, ma non hai questi principi, principi che studieremo nel corso di questo di queste lezioni, e piano piano vi introdurrò dentro i principi attraverso la forma 24, attraverso le 24 figure più importanti dello stile Yang, nei segreti del Tai Chi, di qualsiasi stile poi, perché in realtà qualsiasi cosa io faccia, lo faccio col mio corpo. Io ho studiato la forma 24, ho studiato la forma, e la studio ancora, la forma 24, la forma 108 classica, quella di Yan Chenfu, che è nata intorno al 1920-1930, che era una semplificazione di quella ancora più antica, e conosco anche la forma tramandata da Yang Baho, quella più marziale, tra virgolette, ma anche qui c'è un travisamento su questo termine. Diciamo quella più impegnativa, perché ci sono i salti, ci sono i cambiamenti di ritmo, ci sono i fa jing, no? Ma ho studiato anche lo stile Wu con uno dei più grandi maestri di stile Wu della Cina, il maestro Wang Gotao, allievo del mitico Ma Yuliang di Shanghai. Sono stato suo allievo interno per 4 anni, fino al giorno della sua morte, purtroppo. Quindi ho studiato lo Yang con il maestro Ye Shaolong, un altro grande di Shanghai, e altri maestri nella storia della Nedan. Ci sono tanti maestri che io ho portato negli ultimi 25 anni in Italia, quindi tutti maestri di altissimo livello, principalmente stile Yang, stile Chen, stile Wu, a parte poi il Pa Kua e lo Xin Yi, ma adesso restiamo nello stile Yang. Quindi conosco 3 stili importanti: lo stile Wu, lo stile Yang e lo stile Chen. Quindi vi parlo, come si dice, con competenza, e sono il decano, in un certo senso, del Tai Chi italiano. Quindi, perché avendo cominciato alla fine degli anni 70, insomma, sono già 41 anni, che lo 42, adesso non ricordo esattamente il giorno preciso, ma a fine anni 70, quando ho cominciato i primi approcci al Tai Chi, anzi prima al Kung Fu, e poi attraverso il Kung Fu sentivamo parlare di questo mitico Tai Chi, che cosa non si capiva, cioè eravamo veramente 4 gatti a studiare questa cosa. Poi fortunatamente nel decennio successivo, nei primi 10 anni degli anni 80, piano piano la Cina si è cominciata ad aprire, è cominciato ad arrivare alcuni maestri cinesi. Per esempio negli anni 80 è arrivato il maestro Zhou Shu negli Stati Uniti, che lui da lì, dagli Stati Uniti, da San Francisco, ha portato decine e decine e decine di maestri, tutti della vecchia generazione, e io stesso la maggior parte di questi li ho conosciuti, perché poi li ho portati in Italia quando ho conosciuto il maestro Zhou Shu. Quindi poi sono andato tantissime volte, una media ogni 2 anni in Cina, quindi anche lì ho conosciuto tanti altri maestri, e vi posso garantire che non ho trovato 2 maestri che fanno la stessa cosa, anche la stessa forma, la seguono, perché è naturale che sia così. È come nella musica, la stessa canzone cantata da due artisti diversi, la riconoscete, ma ognuno ha la sua caratteristica. C'è quello che è più bravo nelle note alte, allora sfrutta quella capacità, c'è quello che invece è più bravo nelle note basse, sfrutta quello, c'è chi invece è in grado di modulare meglio la voce, sfrutta le sue caratteristiche. L'importante è che la esecuzione sia bella, e non contraddica i principi, e non sia stonata, ovviamente.
Questo è il segreto. Quindi non lasciatevi ingannare, forma 24, forma 108, poi io faccio questo, e questo è più antico di quello. L'altra fesseria enorme che quando sento dire che il Tai Chi Chen è più marziale del Tai Chi Yang. Anche questo è un luogo comune, è una leggenda metropolitana. Certo che se quelli che fanno Tai Chi Yang fanno solo le formettine senza i principi e senza studiare il Tu Shou, senza studiare il San Shou, il combattimento, senza studiare il lavoro interno. Quindi il lavoro interno è la base. Il lavoro interno è l'arte del corpo, l'arte è il potere del corpo. Anzi, colgo l'occasione, visto che siamo in diretta, di ringraziare quelli che stanno partecipando al corso. È stato un successone, mi sono meravigliato io stesso, dico qua. Wow, speriamo, beh, abbiamo superato le 40 unità, oltre 40 persone che partecipano al corso di Nei Kung. Io quindi sono veramente contento e li ringrazio della fiducia che mi hanno accordato, e quindi, perché lo scopo principale di quello che è sempre stata la mia è l'amore per l'arte. Per me è la diffusione dell'arte, diffusione dei principi. Così ho fatto ormai da quando insegno Tai Chi, ormai da 35 anni e passa, prima non così neanche insegnavo Tai Chi, facevo finta, ci provavo almeno, però in maniera continuativa lo insegno dalla vita, quindi ecco quello è importante, cioè, l'insegnamento continuo, la pratica continua, è quello che vi permetterà di capire. E la forma 24 è ottima. Per introdursi come ho detto prima, è una porta d'ingresso importantissima. Ed è utile per chi, per esempio, ama il Tai Chi ma non ha tanto tempo. E allora studia le tecniche più importanti e sono marziali. Non è perché sono Yema Fan Song, come ho detto prima, o Tan Pien, o spazzolare il ginocchio, lo Xiao Pu, è inserita in una forma, non è più, perde lo spirito marziale. Non è vero niente, così come non è vero niente, ritornando al discorso di prima, che il Chen è più marziale dello Yang, o più marziale del Wu. Io in Cina ho incontrato maestri stile Chen, bravissimi, maestri stile Yang, e poi non solo in Cina, li ho portati anche qua. Per esempio, uno degli stili più esoterici è lo stile Sun, che sembrano che fanno così, banalizzo un po', si muovono, sembra che facciano così, sembra che togli la cera, metti la cera, dei movimenti piccolissimi, inconsistenti da un punto di vista, guardate da fuori, sembra veramente che stanno facendo giochi di prestigio con le mani, così, però, caspita, quando poi li toccavi, quando facevi i tuoi show, oppure provavi a fare qualche scambio, sentivi che erano potentissimi. Quindi non dipende dallo stile, dipende se si rispettano i principi. Ho trovato maestri di Tai Chi Chen scarsi, così come ho trovato maestri di Tai Chi Chen di altissimo valore. E lo stesso nello Yang. Chiaro? E in tutti gli stili, sia interni che esterni. Quindi non lasciatevi ingannare da questa cosa. E vi ripeto ancora, nell'altra forma, se fatta bene, se sono rispettati i principi, tutto funziona. E la formula 24 è ottima per questo. Quindi ve l'accenno un po', partiamo da qui, mentre la faccio vi commento in diretta, così allora, partenza, fondamentale la partenza, perché se si parte male si arriva. Come dire, si arriva peggio, passatemi questa espressione. Quindi, uno, quindi, allora, centratura, allineamento, scarico delle forze, 50-50, quindi deformazione elastica, quindi 50% destra, 50% sinistra, praticamente sono così qua, quindi scarico il 50% sull'avampiede, uno. E poi apro in questa maniera. Vedete? Non mi butto là, ma sono fermo qua, centrato, apro, pianto come un carro gulu che arriva, pianta un puntone, ne metto un altro, e poi da qui, deformazione elastica, arrivo qua. E poi ritorno in posizione naturale. Da qui, osservate bene, uno, due, 3,
4. Questo, vedete dov'è il lavoro? È qua. Non piegatevi sulle ginocchia, altro errore madornale, ma è tutto il corpo che si chiude in questa maniera. Uno, e porta posizione. Da qui, perno al centro, uno, due, osservate, tre, quattro. Quindi da qui, uno, uno. E vado ad assumere quella che viene chiamata a fare la sfera. Da qui, scivolo, entrando obliquo, metto il piede in questa maniera e poi. Prima il piede di traverso, poi alla dell'attrice scendo e vado Yema Fenzong sinistro. Osservate bene adesso, non vado a sbattere là, ma mi metto qui vicino per farvi capire. Non faccio e mi allontano da lì. Sono qua, qui resto. Uno, chiaro? Adesso mi sposto perché da qui avete visto scivolo indietro. Uno. Due, sono sempre qua, sono al centro, avanti, Yema Fenzong, indietro, uno, sono sempre qui al centro, poi apro da qui, torcendo, non apro il piede, ma l'asse centrale che gira, uno, e questo mi porta, vado a chiudere così, e poi afferro la sfera sul lato sinistro, entro là, non entro qua, perché se entro qua, è corta la posizione, devo entrare là, scendo una linea di diciamo 30 gradi divergente da qui, quindi entro uno, poi osservate il piede di taglio, appoggio dritto e poi eseguo il secondo Yema Fenzong. Poi lo stesso discorso, metto frontale, osservate bene, uno, vedete come mi avvito. Sempre 2, 3, poi da qui avvicinamento, non è un mezzo passo e scarico, anche qui metto di profilo, osservate, 1, questo faccio, non è 1, 2, da qui a tenere l'asse come se fosse attaccato a un palo, 1, osservate adesso la. Non prendo il peso dalla gamba davanti e lo porto sulla gamba di dietro, ma deformazione elastica, 1. Osservate, ritorno avanti, 1, 2. Non è, sono così, vado avanti, torno indietro e dispiego le ali, la gru bianca dispiega le ali. Questa è una gru che non, non volerebbe mai. E non può dispiegare le ali perché non ha radici, quindi pardon, sono così, quindi uno, osservatemi, due, uno, e adesso osservate come faccio il trasferimento di forza, non trasferisco il peso, trasferimento di forza, quindi da qui 100%, eccolo qua, è questo, uno, osservate il gioco. Uno, è questo che poi mi fa dispiegare le ali. E da qui, uno, due, tre, quattro. Ancora, osservate questo pulsare. Se ve lo faccio frontale. E uno. Osservate un po' di profilo o guardate che non mi sposto avanti e indietro come sentite dire, no? Ma faccio solamente questo, come caricare un arco. Ci si muove in questa maniera, pulsando così, come fa una medusa nell'acqua, come fa un polpo nell'acqua, in questa maniera, no? Uno, due, tre, quattro. Lo faccio anche in maniera corretta, però è inconsistente. Uno, due, tre. Se, corretto formalmente, ecco, questo è un tai chi inconsistente, non serve a niente. Cioè non è neanche ottimo come ginnastica dolce, perché non rispetta nessun principio, è solo un movimento di questo genere. Quindi abbiamo
da questa posizione, uno, ve la descrivo, poi ovviamente nel corso di queste lezioni la vedremo tutta bene seguita. Si fa tre volte gli Amazonzong avanzando, quando si arriva qui la gru bianca dispiega le ali, poi ci sono tre volte spazzolare il ginocchio. No? Riparto un po' da qui. Allora, la gru bianca dispiega le ali in questa maniera. Uno, due, sì, questo lavoro. Uno, due, e poi qui a fondo. E come vado lì? Non vado facendo questo, esagero, e poi facendo avanti questo. Ma come aprire un arco? Da qui, osservate, apro. Uno. Qui ero e qui sono rimasto. E poi da qui, uno, l'arco è questo, come tendo, e da qui, uno. Apro ancora, questo pulsare. Il mio corpo si apre, uno, due, mi avvolgo verso sinistra, chiudo bene, affondo, carico sulla sinistra e poi uno, due, tre, apro ancora, due, tre. E qui c'è ancora il famoso mezzo passo avanti. Da qui, stesso discorso di prima, uno, non cambia. Per questo devo essere 100% qua, perché se sono, come sentite dire, è una posizione quadrata così, 70-30, per poter avanzare devo, per forza, per togliere questo 30, questo, vabbè, passatemi l'espressione, questo peso dalla gamba di dietro, devo per forza fare così. E quindi in questa maniera mi sradico. Quindi uno, due, poi, e poi vado a fare show pipa. Invece da qui, questo, uno, due, uno, due, e da qui apro l'arco e comincio ad andare indietro e via, questo. Quindi c'è tutto questo gioco di onde, di movimenti elastici, di deformazione elastica del basamento, della struttura, no? Questo, qui. Uno, due, tre, quattro, cinque, uno, questo è il modo di camminare, di avanzare, due, perché ho l'avversario qua, quindi se entro, questo lo butto di là, o se io sono uguale, quindi entro e vado, e gli entro così, non posso entrare dentro così, dentro l'avversario. Cioè, ma, quindi dovete... Ecco cosa significa seguire l'onda, essere acqua. Quindi da qui, uno, due, oh, qua, osservate, uno, due. E allora, in questa maniera, il movimento diventa, come dire, un movimento libero, fluisce. Nell'altra maniera è semplicemente prendere, allora sì che... Come dicono normalmente, scarico, porto il peso avanti e porto il peso indietro. Ma in realtà io devo, è l'elasticità del corpo, questo, osservatemi qua, qualsiasi direzione io vada, uno, per esempio, due, tre, sto facendo una combinazione nuova. In realtà di forme 24 se ne potrebbero inventare 100.000. E se... Basta assemblare diversamente, come dicevo l'esempio del mazzo di carte, chiaro? E poi una volta che ho mischiato le carte, se gioco a briscola avrà le sue regole, se gioco a 3-7 le sue altre regole, se gioco in altro io non sono un giocatore di carte, comunque, ecco, ma sono sempre quelle, chiaro? Ecco perché è importante conoscere il gioco, è un po' come dire faccio lo stile Chen, faccio lo stile Yang, ma più o meno i movimenti fondamentali del corpo sono sempre gli stessi, quello che dipendono da tre movimenti fondamentali della colonna, che quello importantissimo è uno, questo, ho detto altre volte, c'è la colonna vertebrale che fa questo lavoro, torsione destra-sinistra, che si allunga, si accorcia,
e flette avanti e indietro. Chiaro? Alto, basso, come le onde del mare, come il bilanciere di un orologio e come il bambù che oscilla al vento, ma fortemente radicato. Questo è il movimento fondamentale. Ecco perché nel Nekung, nelle cose del Nekung, si studiano le leggi del corpo. Allora, se leggi del corpo che si trasferiscono in qualsiasi cosa voi facciate. Questo è importante. Come dicevo prima, cambia il gioco. Le carte sono sempre quelle. 3-7, briscola o scopa. Chiaro? Non cambia, cioè, cambia solamente le regole del gioco, ma le carte sono sempre quelle, le tecniche sono sempre quelle, il corpo si muove sempre, cioè il corpo sostanzialmente, quello che può cambiare sono queste, che ha le innumerevoli posizioni delle braccia nello spazio, ma il corpo, il tronco, fa pochi essenziali movimenti. Le 100.000 tecniche, le 10.000 tecniche, nascono in realtà da pochi essenziali movimenti del tronco, della colonna. E del rapporto tra le parti, tantien basso e tantien mediano e tantien alto, gli archi, secondo come li posizionano lo spazio, definiscono la tecnica. E poi un'altra cosa importante è il fluire. E quindi una volta che voi studiate la forma 24, non è che dovete sempre studiarla lentamente, ecco un altro luogo comune. Ecco perché non si progredisce nella pratica. Il concetto di lento non è una cosa assoluta. La lentezza è funzionale all'apprendimento. Ma non è assoluto. Non è che dopo 10 anni devo continuare ad andare lento. Se sono in questa, la partenza può essere benissimo questa. Non è che per forza. E poi vado avanti, no? Oppure avanzo, non è che per forza, 1, 2, 3, sono lento, specialmente all'inizio, perché sono tante le cose da controllare, lo scarico da una parte all'altra, la deformazione elastica, la centratura, l'allineamento, la connessione interna e via di seguito, no? Il trasferimento, i movimenti, alto, basso, destra, sinistra, la relazione fra le parti, sono tantissime le cose da controllare. Ecco perché vado lento. È un po' come quando uno impara a guidare la macchina. Ma una volta che uno ha imparato a guidare la macchina, non è che va sempre lento. Cioè, un bravo guidatore, cioè, in realtà, velocità, lentezza, sono in relazione alla mia abilità di guidare il mio corpo. Questo è importante, un concetto fondamentale. Ecco un altro luogo comune. Non è che devo andare sempre lento. E se io sono un guidatore mediocre, sto andando in pianura, lungo rettifilo, no? Vado a una certa velocità. Ma se devo affrontare dei tornanti in montagna, se io sono un guidatore mediocre, devo andare a 20 all'ora, 30 all'ora. Ma se sono un guidatore esperto, posso col minimo raddoppiare la velocità. E più sono bravo a guidare la macchina, più posso decidere accelerare bruscamente, decelerare bruscamente, entrare in curva con un testacoda e uscire con un testacoda. Posso fare quello che voglio, perché sono un guidatore esperto. E la stessa cosa vale per il nostro corpo. Quindi, questo è importante, capire queste cose, i principi. E ritornando al nostro discorso principale, la forma 24, sono le 24 figure, c'è il tampien. La frusta singola, c'è Gingituli, il fagiano dorato sta su una gamba sola, c'è il serpente che striscia, Pugu, c'è la ragazza lancia la spola, c'è Ai di Gen, c'è aprire il ventaglio. Ci sono le tecniche più importanti, sono le 24 figure più importanti, ci sono i calci. La regia mi dice che mancano 10 minuti, ci siamo uno, cioè, anche qui, se quando... Adesso arrivo qua, no? Uno, salto un po', come dire, da vari pezzi della forma, perché quella di stasera deve essere una presentazione, cioè vi sto illustrando un po' a ruota libera quello, in realtà affronteremo molto più cose di quanti io possa raccontarvi stasera, ma molte, molte di più, perché
Attraverso la forma 24 io voglio farvi entrare, anzi desidero, perché il volere, la voglia non cresce neanche nel giardino del re, desidero introdurvi dentro i segreti del Tai Chi di stile Yang. E se mi permettete, una volta che siete dentro i segreti del Tai Chi di Yang, sarà molto più semplice, se vi interessa crescere nella forma, nello Yang, accedere alla 108, la forma classica, oppure alla forma antica, alle forme antiche più veloci, più quelle esplosive. Per esempio, pochi sanno che nel Tai Chi di stile Yang c'è anche la Pao Chui, come nello stile Zen, colpo di cannone, pam, e lì guarda, si salta, si danno i pugni, no? E torniamo al nostro discorso da qui, per esempio i calci, no? Entro, quindi uno, due, questo, e da qui uno, poi scendo, da qui uguale, uno, due, poi raccolgo, e mi giro, oppure da qui scendo in PV come nella forma. Però se per esempio vado giù e faccio lo scarico del peso in questa maniera, non vado giù bene. Per scendere in PV da questa posizione, da qui per esempio, qui, allora cosa faccio? Osservatemi, il corpo fa questo lavoro, è questo che serve, non c'entra. Se non sapete farlo, succede questo, e scendete giù, martoriando il vostro ginocchio. Invece dovete scendere usando questa cosa qui, è questo che vi insegnerò io, come seguire correttamente le varie figure e come scendere e andare in posizione. Da Pubu, e cosa faccio in realtà? Osservatemi. Anche qui uso il principio dell'arco, quindi da qui uno. Vedete che posso tornare indietro, cioè da qui elasticamente scendo ed elasticamente salgo. Se invece scendo giù così, poi venire su non è semplice, perché sono andato a scaricare tutto su questo povero muscoletto. Scendo giù così, per esempio, anche se mi metto in ginocchio scendo giù così, se scarico tutto qua, certo che posso venire su, ma sottopongo a sforzi inutili Il mio ginocchio, la mia muscolatura. Se lo faccio una volta non succede niente, ma se avverrà tutti i giorni muovendomi in questa maniera, allora il ginocchio soffre. Uno dei problemi di praticare male Tai Chi è proprio il problema delle ginocchia. Ginocchia soffrono, le anche soffrono, perché anche se vi muovete lentamente, se voi guidate, anche se guidate lentamente la vostra macchina, ma non sapete guidare, se sbattete contro un palo vi fate male lo stesso, rovinate la macchina lo stesso. Certo, se sbattete a 100 all'ora è un conto, ma se sbattete a 100 all'ora quantomeno la rovinate, e una volta, e due, tre volte, quattro, alla fine vi trovate con la carrozzeria tutta distrutta. Se invece conoscete l'arte del movimento corporeo, questo, osservate cosa faccio, uno, là, vedete che non scendo, non vado a sovraccaricare il mio ginocchio, ma il mio corpo si apre, è questo che vi insegnerò. Il segreto di tutto questo è l'arte del corpo, l'arte, il potere del corpo, potere totale del corpo, Zen Jing lo chiamano i maestri cinesi. E piano piano, nel corso di queste video lezioni, vi ripeto ancora, il mio desiderio, l'amore per l'arte, per il Tai Chi, mi porta a questo. E io ero contrario alle video lezioni, sinceramente, perché... E invece no, ho scoperto, perché siccome sono uno che mi piace mettere in discussione tutto, anche quello che penso io, ho detto, sei contrario, proviamo. Ho provato con i miei studenti, ovviamente, ho provato l'anno scorso, no, è sempre quest'anno, ormai all'inizio con le video lezioni sulla meditazione, e facevo alle 5 del sera l'appuntamento con il maestro, probabilmente molti di voi l'hanno visto, e lì... E vedevo che aveva dei risultati, ma ero un po' scettico invece per quanto riguardava le video lezioni del Tai Chi o di qualsiasi altra forma. Invece con i miei studenti mi sono accorto che si può fare, perché vi permette a voi di vedere, avvicinandomi, il particolare, cose che per esempio nelle lezioni
In aula, non mi piace dire in presenza, in aula, quando io vi dico guardate come muovo il tantien, voi non riuscite a, con il vostro sguardo a puntare solo qua, non perdete il contorno, quindi in certo senso perdete il particolare. Invece con la telecamera, quando vi dico, quando chiedo alla regia di puntare qua, può zoomare direttamente qua. E quindi vedete il particolare, cosa che invece è difficile. Quindi ogni cosa ha i suoi vantaggi e i suoi vantaggi. Yin Yang sempre. Concretamente, questa è la particolarità. Il Tai Chi è questo, adattamento. Non adattamento al meno, adattamento al meglio. Che è un po' sembra un paradosso, cioè seguire il potenziale della situazione. L'arte del Tai Chi è l'arte della trasformazione continua. Io mi adatto come fa l'acqua al contenitore, posso cambiare stato, posso diventare duro un attimo, posso diventare leggero come la pioggerellina d'estate, leggero, oppure posso essere violento. Ma questo è l'arte del corpo. E questa è la bellezza del Tai Chi, dall'estremo Yin all'estremo Yang. Tutte le sfumature intermedie, ci sono tutte, ma per questo dovete imparare l'arte del corpo, il controllo del respiro, il lavoro sull'energia interna, capire la direzione, le sei direzioni fondamentali, non perdere le sei direzioni fondamentali, capire la relazione fra le parti, e capire esattamente cosa intendono i maestri quando parlano di rilassamento, quando parlano di pieno e vuoto. Questo è su questi segreti che noi ci, cosiddetti segreti, in realtà non sono segreti. Il segreto sta, io dico sempre tutto quello che so, ho sempre fatto così. E alcuni mi dicono, ma maestro, ma perché ti dici tutto quello che sai? È perché il segreto non è nella mia bocca, è nelle orecchie di chi ascolta. Tanta gente nel corso degli anni si è avvicinata a me, ma se ne sono andati, anche se hanno sentito i segreti più segreti, sono rimasti a livello. Invece quelli che sono rimasti, per fortuna la maggioranza, dice, io sono, in questo senso sono molto fortunato, che il 90% dei miei studenti ci sono ancora con me, e specialmente quelli più anziani sono con me ormai quasi 20 anni. Quelli che quest'anno si sono diplomati maestri, nelle mie, cioè io li ho fatti soffrire, in senso buono ovviamente, ci ha messo mediamente 15 anni per acquisire la qualifica di maestro, non dopo 3 anni acquisiscono la qualifica di maestro, ma perché questo? Perché ho voluto costruire una scuola, una Nidam, con un corpo docente veramente affidabile, come una buona e ottima università. Io ho degli insegnanti, dei maestri, 7 sono, non sono 100.000 nella mia scuola, 7 maestri, poi ci sono vari livelli di istruttori. Ma prima di diventare maestri, mediamente, questi mi metteranno in condizione di accorciare questo tempo. Quindi, perché ho un corpo docente. Io negli ultimi 25 anni ho lavorato in questa maniera, costruire un corpo docente della scuola, di altissimo livello. Perché quello che è arrivato per ultimo ha meno 10 anni, ma c'è un'altra particolarità, che è unica questa nell'Edenà. Tutti i miei studenti provengono da altre discipline, o dal Tai Chi stesso, ed erano già diplomati, o maestri di Kung Fu, o maestri di Tai Chi, o di Pakua, o addirittura di gente che da Brazilian, gente dal Wing Chun, gente dal Karate, gente già che avevano già la loro esperienza. Questa è la ricchezza dell'anidà, è il lavoro interno, è trasformare qualsiasi arte, qualsiasi disciplina in un'arte. Tai Chi Yang, Tai Chi Chen, Shingi, Pakua, che sono solo parole. L'importante è la pratica, la praticare rispettando i principi. È quello che cercherò di fare insieme a voi nelle prossime lezioni. Quindi ci saranno una volta alla settimana, il mercoledì, dalle 20 alle 21. Dalle 21 alle 21.30 invece sarà dedicato, cambieremo piattaforma da Facebook, passeremo su Zoom. Per chi vuole approfondire di più. Quindi tenetevi in contatto e scrivete a Tai Chi Online,
se siete interessati. E quindi io sono a vostra disposizione. Vi ringrazio della vostra attenzione.